pomeriggio e al quale passiamo subito la parola per introdurre un tema che all'interno del nostro programma viene definito come bonifiche e risanamento del territorio. Prego. Sì, grazie, io ringrazio il Comune, anzi colgo l'occasione per chiedere l'assistenza al sindaco che mi deve tirare per i capelli se non riesco a stare nei tempi. Ringrazio gli organizzatori, io parlerò della parte di accordo di programma relative alle bonifiche e alla riqualificazione ambientale, che non è un argomento diverso dal resto, da quello che è stato discusso questa mattina. Anzi, citando l'accordo di programma, questo proprio prevede il recupero ambientale, la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali previo risanamento ambientale delle aree interessate. Quindi nell'accordo di programma, fin dalla sua, diciamo, dal suo concepimento, si considera la riqualificazione ambientale, la bonifica delle aree, la loro messa in sicurezza un segmento fondamentale dell'accordo, non solo appunto per la salute del territorio, per la riqualificazione ambientale, ma anche per il processo di reindustrializzazione, perché la messa in sicurezza delle aree consente la messa a disposizione di aree pregiate a ridosso del porto, a ridosso del sito industriale, per l'insediamento di nuove attività produttive. Di questo parlava l'accordo di programma firmato il 24 aprile dell'anno scorso, di questo mi sembra stiamo parlando oggi e della sua attuazione, della sua esemplificazione attraverso le proposte che Sanital ci sta avanzando. L'accordo di programma contiene questa parte nell'asse 1 al suo interno, solo per accennare rapidamente, mette a disposizione 50 milioni di euro di risorse pubbliche, fermi restando gli obblighi di bonifica e risarcimento ambientale a carico dei responsabili della contaminazione. E la pubblica amministrazione ovviamente dovrà ripetere gli oneri sostenuti, ma attraverso il procedimento poi sul danno ambientale, così come sono disciplinati dalle norme vigenti nazionali, ma comunque di derivazione comunitaria. Sappiamo tutti, chi è qui sa bene, che l'area a cui si riferisce l'accordo di programma è l'area su cui insiste il SIN di Piombino, in parte di proprietà privata, in parte di proprietà pubblica e concessione demaniale. L'accordo, il soggetto privato che si diceva già nell'accordo di programma subentrerà nella proprietà una volta perfezionato l'acquisto, dovrà sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente un accordo diverso da questo, si chiama sempre accordo di programma, ma uno strumento diverso, previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 all'articolo 252, noi lo chiamiamo un accordo di programma ai sensi del 252 bis, in cui di fatto si stabilisce quali sono le attività di ripulitura, di bonifica a carico del privato incolpevole, cioè di chi arriva ora e quindi non ha responsabilità sul pregresso, e quali sono le attività di, e si mette nero su bianco ciò che invece la linea che si stabilisce tra il prima e il dopo riguardo agli oneri e responsabilità sulle attività di bonifica. Il soggetto che io mi auguro, dico qui, sarà Sanital, continueremo in questo percorso, che subentrerà nella proprietà, interessato quindi a stipulare l'accordo di programma ai sensi del 252 bis, dovrà presentare contestualmente alla presentazione dell'offerta un progetto di messa in sicurezza dell'area in conformità con l'accordo, con il relativo piano finanziario, così come parallelamente alla presentazione del piano industriale di cui parliamo in queste ore, di cui abbiamo parlato al MISE, di cui parleremo spero il 9 d'aprile.
Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, appunto, di richiesta di stipula di accordo sulle bonifiche, il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico dovrà convocare una conferenza dei servizi per esaminare la proposta insieme al MISE, all'Agenzia del Demanio, alla Regione, agli enti locali, all'autorità portuale. Cosa prevede l'accordo di programma? Perché l'accordo di programma dell'anno scorso entra già nel dettaglio. Prevede una parte sulle attività a carico del cosiddetto privato incolpevole. Questa è una terminologia un po' singolare, ma è chiaro cosa si intende. Colui che arriva oggi e che non è, ripeto, responsabile delle contaminazioni eventuali, se ci fosse danno ambientale pregresso. Sono contenute nell'accordo, tutti lo sanno, rimozione, recupero, smaltimento dei rifiuti depositati, copertura hotspot, messa in sicurezza delle aree al suolo e così via. C'è poi una parte di competenza pubblica che riguarda sostanzialmente la bonifica della falda e la messa in sicurezza delle aree di proprietà pubblica, su cui sono stati, il governo ha messo a disposizione 50 milioni di euro. Fra l'altro, è bene ricordarlo perché oggi li diamo per scontati ed acquisiti, ma non è un dato irrilevante quella cifra. Gianfranco sa bene che quella cifra è stata assegnata a Piombino in prededuzione rispetto alla ripartizione tra tutte le regioni di livello nazionale, e è una cifra assai consistente rispetto a quando si fece l'accordo, si parlava di circa 200 milioni in totale da assegnare alle regioni del centro-nord, 50 milioni sono andati in prededuzione a Piombino. È un dato che è bene ricordare, che ha visto impegnato il territorio e il governo particolarmente sensibile a destinare una cifra che, come dire, ha suscitato anche nelle altri territori del paese che comunque necessitano di bonifiche e di reindustrializzazione qualche importante. L'altro pezzo rilevante, quindi c'è un accordo di programma che definisce le cose da fare a carico del pubblico e a carico del privato, abbastanza dettagliatamente, che mette a disposizione 50 milioni di euro. Non solo, ma nell'accordo di programma, lo sanno bene gli enti locali e i sindacati, c'è scritto qualcosa in più, cioè c'è scritto che nelle opere di bonifica si devono favorire il riempiego dei lavoratori delle figure coinvolte nella crisi, con particolare riguardo alle qualifiche professionali, perché ovviamente le opere di bonifica richiedono determinati requisiti, ma si prevede anche che le imprese che nel partecipare alla gara di affidamento dei lavori ricorreranno ai lavoratori della Lucchini o dell'indotto che utilizzano gli ammortizzatori sociali godranno di un punteggio premiale nell'assegnazione dei lavori. Quindi, come dicevo all'inizio, nell'accordo di programma le bonifiche sono un pezzo del rilancio dell'area industriale di Piombino, perché mettono in sicurezza quell'area per i lavoratori che dovranno operare, perché liberano aree attualmente non utilizzate a nuovi usi industriali e perché anche nelle opere, nella realizzazione di questi interventi si dà un accesso privilegiato ai lavoratori lucchini e indotto. Come siamo messi? Anche questo è stato oggetto in questi giorni di alcuni rilievi, anche critici nei confronti dell'attività del mio ministero, che, a cui, come dire, do chiarimenti volentieri perché è opportuno e giusto farlo. L'accordo è del 24 aprile dell'anno scorso, poche settimane dopo, con una procedura ancora non ufficiale ma una semplice lettera di incarico, il MISE ha affidato a Invitalia il compito di realizzare i progetti e presentarli. Il 31 luglio, cioè 3 mesi dopo la stipula dell'accordo di programma, il Ministero dell'Ambiente aveva già approvato le schede progettuali in conferenza dei servizi, quindi in 3 mesi. Tempo direi eccellente, soprattutto per merito di Invitalia, che credo vada merito che vada riconosciuto, in 3 mesi. Poi sono iniziate le procedure per l'approvazione di quella delibera al CIPE.
Lì ci sono state un po' più di difficoltà perché era in pre-deduzione, perché c'era un accordo di programma precedente di Piombino su cui andava verificato la reale attuazione, cioè il governo, il CIPE, ma la ragioneria in particolare, chiedeva che prima di assegnare nuove risorse si dimostrasse che il territorio era in grado, era stato in grado di spendere quelle assegnate in precedenza. La delibera è stata approvata al CIPE a novembre, ora provo a ricercare la data precisa, il 10 novembre se non sbaglio, il 10 novembre 2014, poi è andata alla firma della Presidenza del Consiglio, come è previsto, e alla registrazione della Corte dei Conti. Passaggio anche questo necessario, non sempre celere come vorremmo, ma che prescinde ovviamente dalla nostra capacità e possibilità di intervento. La delibera è stata registrata il 3 maggio, quindi io credo che i tempi e gli impegni presi dal Ministero dell'Ambiente, ma dal governo nel suo complesso, intendendo per governo anche Invitalia, che poi è una società controllata dal governo stesso, sono stati rispettati. Oggi le risorse sono affidate alla Regione, con la delibera, appunto con la registrazione della delibera, per avviare i lavori formalmente, volendo essere, come dire, lineari con la norma, si dovrebbe attendere la stipula dell'atto di acquisto da parte del continuo a chiamarlo proprietario privato incolpevole dell'acquirente, poi stipulare un accordo di programma ai sensi del 252 bis, definire in quella sede con certezza, con chiarezza, cartografia alla mano, quali sono le aree acquistate, quali rimangono in proprietà pubblica, chi fa cosa, qual è la responsabilità, gli oneri a carico del subentrante, quali sono gli oneri a carico del pubblico. Con la Regione però ci siamo messi già al lavoro per anticipare anche questi tempi. C'è una riunione, se non vado errato, convocata in Regione il 1 aprile per provare ad anticipare da parte della Regione, perché ora i soldi sono assegnati alla Regione, la stipula dell'accordo della convenzione con Invia Italia e poi provare a lavorare a un'anticipazione delle procedure per l'avvio dei lavori che si accertasse fossero competenti, afferenti solo all'onere pubblico. Cioè se c'è la possibilità di chiarire che una parte di quelle opere finanziate con i 50 milioni sono comunque vada in carico all'istituzione pubblica, si può cominciare. Io, senza sbilanciarmi con la paura poi di essere smentita, ma col beneficio del dubbio e dell'inventario, mi sento di dire che questa possibilità c'è. Penso alla falda, che è il grosso dell'onere, e penso che si possa accelerare rispetto alla chiusura della compravendita. Fermo restando che quella parte lì è comunque, anche per l'avvio delle bonifiche, la cruna del lago dalla quale poi si deve assolutamente passare. Però ripeto, l'assessore, ne abbiamo parlato, lo sa bene, il dottor Bernini che segue per la Regione l'accordo di programma, ci siamo sentiti, nei prossimi, ci siamo, poi un quarto d'ora, quasi finito, nei prossimi giorni... Nei prossimi giorni ci sarà una riunione. Poi la settimana scorsa, giovedì scorso, anzi martedì, come ci eravamo impegnati al tavolo del MISE del 19, c'è stata una riunione, un tavolo di lavoro sulle autorizzazioni, perché Savital legittimamente, comprensibilmente ci chiede chiarezza sulle autorizzazioni ambientali necessarie per l'avvio e l'attuazione del piano industriale previsto. Io ero qui con una lista di delucidazioni su quanto fosse necessario per la riaccensione dell'altoforno, la rimetto nel cassetto perché ho avuto diciamo via SMS la notizia che su questo c'è un ripensamento. Non credo che la riunione di martedì sia stata tempo perso, perché abbiamo in realtà, al di là di questa considerazione volutamente scherzosa, in realtà approfondito bene i contenuti dell'autorizzazione integrale ambientale, con credo alcuni chiarimenti anche
tecnici importanti. Io avevo dato la disponibilità di un ulteriore incontro con Servital, col commissario martedì prossimo, che io lascio nella disponibilità. Abbiamo chiarito due cose che mi sembrano ancora attuali e importanti. Primo, che diciamo, riguardo alle scadenze delle prescrizioni relative all'AIA, che sono frazionate nel tempo, cioè su alcuni interventi sono fra 6 mesi, alcuni fra un anno e così via, su richiesta anche dello stesso commissario dell'amministrazione straordinaria, si può chiedere una sospensione dei tempi di prescrizione corrispondente alla al fermo degli impianti che è realizzato da giugno ad ora. Cioè c'è una comunicazione dell'amministrazione straordinaria di giugno scorso, se vado, la memoria mi sostiene, in cui al Ministero è stato comunicato la messa in stand-by dell'altro fondo e di altri impianti. Ecco, analogamente l'amministrazione che è stata informata di questo può chiedere una sospensione per un pari numero di mesi delle prescrizioni AIA, delle scadenze dell'AIA, proprio in ragione della sospensione di impianti. È stato già fatto per altre realtà industriali, è una prassi, è un atto dovuto da parte nostra. All'interno dell'accordo 252 bis, il gestore, l'acquirente, il nuovo proprietario potrà anche dove lo ritenesse necessario richiedere la modifica di alcuni contenuti dell'AIA nel caso in cui la tempistica dell'intervento, la dislocazione dell'impianto lo ritenesse utile. Tutto ciò è possibile farsi, così come è possibile per Servital già ora, già oggi, ancora prima di aver acquistato, presentare istanza di via o di AIA per i progetti che intende realizzare. Non è necessario avere già in mano il titolo di possesso dell'impianto, ma ci si può, se si vuole, anticipare sulla richiesta di via e di AIA. Su questo il Ministero è a disposizione, ripeto, su tutte le delucidazioni, sapendo che la via e AIA sono regolamentate da una legge italiana, anzi da un decreto legislativo che è sempre il solito 152 del 2006, che deriva da una direttiva comunitaria e a quella ci dobbiamo attenere. Le procedure di via prevedono 150 giorni per l'iter, salvo necessità di eventuali integrazioni progettuali se il progetto non è fornito in forma completa. È evidente quindi, e vado a concludere, che il Ministero dell'Ambiente è impegnato su questo progetto, come lo è impegnato il Governo, la Presidenza del Consiglio, come uno dei progetti strategici per il Paese. È un caso che la sottoscritta sia anche residente in questo territorio e abbia seguito questa vicenda anche con altri ruoli. È un caso perché comunque sia una priorità questa del Governo e del Ministero dell'Ambiente. Ci tengo a ribadire in questa sede, alla presenza di Messer Ebrab, che le questioni che io ho illustrato attengono a profili tecnici e normativi, che le risposte che il Ministero ha dato e sta dando sono atti dovuti, che c'è la massima disponibilità, ma nessuna possibilità di garanzia o di autorizzazione preventiva, perché questo ce lo impedisce la norma. Le cose che io ho detto in questi giorni e che ci siamo dette nella riunione le ho dette nel mio ruolo di sottosegretario all'ambiente, in quanto atti appunto di competenza autorizzativa del Ministero. Ovviamente non mi esimo in questa sede a qualche considerazione politica come dirigente politico, deputato di questo territorio. Io, come molti altri, ho incontrato dall'inizio Messer Ebrab e ho accolto la sua proposta, il progetto iniziale, con molto entusiasmo, perché teneva insieme, è stato detto dal ricercatore del Sant'Anna, un'idea di identità siderurgica accompagnata a un progetto di diversificazione del territorio collegato anch'esso, come la siderurgia, all'identità di questo territorio. Acciaio, agricoltura, porto, noi siamo questo, campagna, mare e industria. Poi
declinato come dire, in una visione del terzo millennio, quindi siderurgia innovativa e di qualità, agroindustria, non solo campagna ma industria agroalimentare, non solo mare ma logistica proiettata nel Mediterraneo e in un porto ormai di dimensioni internazionali. L'idea che Brebrand legittimamente, credo, giustamente ha approfondito di ipotesi di ritornare al revamping dell'Alto Forno, ha avuto la mia piena disponibilità come sottosegretario all'ambiente, ma devo dire in questa sede, l'avrei detto a prescindere dalle novità di questa mattina, mi ha lasciato qualche dubbio e qualche preoccupazione sulla sostenibilità industriale di quell'ipotesi. Però questo non avrebbe messo in discussione come dire, l'impegno massimo a sostegno dell'azienda che io, che il Ministero e che il Governo ha sempre garantito. Credo che le novità che ci vengono oggi, a mio avviso, danno il senso di un imprenditore che vuole approfondire bene un investimento e che ha valutato tutte le opzioni in campo, anche le più onerose, perché il revamping di Alto Forno è sicuramente un'opzione onerosa. E io vedo questo approfondimento come un elemento di serietà e di positività. Il ripensamento evidentemente è ragionato e meditato, e forse qualche cosa chi vive qui, qualche nostra preoccupazione aveva un fondamento. Credo che a questo punto, e lo dico appunto rinnovando la disponibilità detta a nome del governo, è il tempo di esplicitare il piano industriale, è tempo di accelerare i tempi, di esplicitare il piano industriale, perché questo, come l'ho definita prima, è la pruna del lago, ma insomma è il guado che noi dobbiamo attraversare, che ci separa dalla certezza per i lavoratori, dalla certezza per le imprese e le aziende dell'indotto, ma in qualche modo anche dalla certezza di attuare quegli investimenti per la sicurezza ambientale e per il rilancio del polo industriale di Piombino, di cui tutti sentiamo qui, e non solo qui, un grandissimo bisogno. Grazie.